Allora, buonasera a tutti quanti e grazie per essere venuti a questa manifestazione in memoria di un grande personaggio della vostra comunità. Do subito la parola al sindaco di Zagarice, Domenico Carlelli. Una buona serata a tutti, ringrazio la famiglia Turelli, una famiglia di Zagarice, una famiglia che ha una storia nel nostro paese, una delle prime famiglie che ha abitato il nostro borgo. Quindi voglio ringraziare, ho un sentito ringraziamento a Rita per aver consentito a questa comunità di ricordare la figura del filosofo Paolo Emilio Turelli, che è nato nel nostro paese nel 1811, dove ha compiuto i primi studi nel ritiro dei Filippini, quindi nella chiesa del ritiro c'era un convento dei Domenicani che poi è diventato convento dei Filippini, quindi un'origine, quindi una storia gloriosa per il nostro paese, una storia di cultura per il nostro paese che poi via via purtroppo è andata scemando, quindi qualcuno, il professore Istico sicuramente saprà, ecco, nell'analisi storica di quello che è successo nella nostra Calabria nel periodo pre-unitario e post-unitario, probabilmente si potrà approfondire lo studio su quello che abbiamo perso eventualmente dell'unità d'Italia rispetto a quello che avevamo. Grazie a Rita quindi per aver consentito di ricordare la figura di Paolo Emilio Turelli, il cittadino più illustre di Zagarice, con un convegno di così alto profilo. Quindi voglio ringraziare e sono onorato in qualità di sindaco di questa comunità per la presenza dell'onorevole Angela Napoli, per la presenza del professore Ulderico Nisticò, non so se è presente l'imprenditore Pino Cavallari, quindi è il presidente di Liberi TV Riccardo Cristiano, quindi un saluto doveroso alla stampa e a tutti quanti hanno voluto prendere parte a questo convegno. Quindi Zagarice vuole ricordarsi del proprio passato glorioso e lo vuole fare, su questo voglio ringraziare l'attività del consigliere delegato di Francesca Dobroco, che sta operando da un anno, il periodo nel quale noi siamo amministratori in questo comune, si sta attivando per fare in modo che attraverso la valorizzazione di queste figure, di questi personaggi illustri, di tutto quello che abbiamo nel nostro paese, si crei un circuito culturale che parta dalla valorizzazione di quello che abbiamo, quindi dalla cultura, dalla natura, dalla storia, dall'arte, dalla musica. Vedo e saluto il nostro cantautore Claudio Sambiase, quindi altro cittadino illustre di questa terra, dall'architettura vocale, dalle bellezze paesaggistiche, quindi cercare di porre in essere una politica che metta a sistema il tutto, quindi che vada dalla cultura al paesaggio alle bellezze architettoniche. Stiamo assieme a Claudio, stiamo cercando di avviare quel progetto che è il granaio della memoria, quindi in maniera tale che le nostre comunità, le generazioni future, quindi ricordino quello che è stato il nostro passato, nelle nostre case, nelle Claudio stesso, e tanti, la famiglia Turelli sicuramente ne ha parecchi, quindi luoghi del ricordo e oggetti del ricordo che servono a noi e serviranno alle generazioni future per far capire e far meglio comprendere da dove venivamo e dove poi piano piano verso dove stiamo andando. Quindi in questo comune abbiamo già attivato, grazie anche alla donazione che sta facendo un altro nostro concittadino illustre, quindi c'è questa forte vicinanza alla terra dei cittadini della calabresità, io la chiamo, no? Di coloro i quali magari fanno fortuna fuori, si fanno conoscere fuori, però poi vogliono sempre tornare, come è stato per il filosofo Paolo Emilio Turelli, vuole sempre lasciare il proprio segno nella propria terra d'origine. E lo stesso ha fatto anche Luigi Verdino, che vuole donare 100 quadri d'arte moderna e contemporanea e consentire, quindi dal 1700, 1800, 1900, per consentire i primi del Novecento, per consentire l'apertura del Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea. Quindi Paolo Emilio Turelli, come esempio della generosità genuina, che pur essendo arrivato ai più alti livelli dell'attività scientifica e dell'insegnamento, insegnando a Napoli nel periodo
di massimo splendore per la città di Napoli, quindi essendo uno dei massimi esponenti a Napoli significava esserlo in quel periodo 1860-1880, esserlo, avere un riconoscimento a livello europeo di questa figura, il quale ha ottenuto anche la cattedra di filosofia morale alla Ferdinando II di Napoli, e è stato un calabrese, come dicevo prima, che si è ricordato delle proprie origini, della propria terra, del proprio paese, di Zagherise, consentendo l'apertura della biblioteca comunale di Catanzaro, ne parlavamo con Rita. Qualche anno fa è stata intitolata proprio una sala a Paolo Emilio Turelli, ed è grazie a questa donazione, a questi volumi di Paolo Emilio Turelli, che si è consentita nella città di Catanzaro l'apertura di questa biblioteca comunale. Lui dice, si legge nel testamento, a vantaggio della gioventù studiosa e dei cultori della letteratura e della scienza, in un periodo nel quale studiare non era semplice, era forse più che un diritto consentito a tutti, un privilegio che veniva garantito ad alcuni, perché era ovvio che la condizione economica rappresentava, Paolo Emilio Turelli era figlio, era nobile, quindi una famiglia nobiliare che ha consentito anche al filosofo di diventare quello che è diventato, ma in quell'epoca la condizione economica rappresentava forse l'elemento discriminante per questo tipo di scelte. Quindi anche questa donazione fatta da Paolo Emilio Turelli va verso una condivisione della cultura anche nei confronti di chi magari, abitanti nella città di Catanzaro, grazie a questa donazione ha potuto studiare e ha potuto quindi realizzarsi nella vita. Disposizioni testamentarie parlano anche, poi lo approfondiremo con Rita, quindi disposizioni testamentarie parlano anche di una eredità per l'educazione e l'istruzione nelle lettere e nelle scienze di un giovanotto di Zagherise. Poi purtroppo questo è rimasto nel testamento, però ancora non ne abbiamo poi avuto contezza, non si sono poi attuate, ma resta da sottolineare la generosità di questo uomo legato alla sua terra. L'amministrazione comunale vuole dare ampio risalto alla figura di Paolo Emilio Turelli, e grazie al lavoro che ha già iniziato, me l'ha fatto vedere Mario Calveri, vorremmo davanti al comune di Zagherise porre un mezzo busto raffigurante appunto Paolo Emilio Turelli, e lo metteremo davanti al municipio di Zagherise assieme al padre, questo ritratto di Paolo Emilio Turelli che Rita, la famiglia Turelli, quindi ci ha voluto rendere omaggio, e metteremo nella sala consiliare, proprio per fare in modo che questo personaggio illustre, perché prima gli era stata intitolata la scuola di Zagherise, è intitolata Paolo Emilio Turelli, adesso perdendo l'autonomia scolastica purtroppo questo il nome non risulta più negli atti ufficiali, perché noi siamo stati accorpati, e questo bisognerebbe aprire anche una discussione su come si investe in cultura nelle nostre terre, nell'entroterra, quando poi non si consente, ecco, in territori dove si sente la difficoltà comunque di abitarci, e non si consente di tenere aperta per esempio un'autonomia scolastica che era importante che ci fosse. Però purtroppo, ecco, il nome di Paolo Emilio Turelli non esce più, pur essendo intitolato l'istituto di Zagherise, non esce più negli atti ufficiali, essendo noi scuola bianco di Sessale. Quindi è giusto ricordare questa figura. Nelle amministrazioni passate hanno intitolato una via nel centro storico a Paolo Emilio Turelli, bisogna continuare su questa opera per consentire alle nuove generazioni di approfondire gli studi su chi, su cosa e su chi era Paolo Emilio Turelli e su cosa ha rappresentato per la nostra terra. Vi ringrazio. Do la parola all'assessore alla cultura del comune di Zagherise, Francesca Torno. Buonasera, è un onore per me e per tutta l'amministrazione omaggiare la memoria del nostro illustre concittadino Paolo Emilio Turelli, filosofo di grande spessore che nacque a Zagherise appunto nel 1811 da una famiglia di marchesi. Studiò nel ritiro dei Filippini per poi trasferirsi a Catanzaro a frequentare il Real Liceo Ginnasio,
Contemporaneamente frequento anche il corso teologico al seminario arcivescovile di Catanzaro e venne ordinato sacerdote. Da lì si trasferì a Napoli per appunto proseguire gli studi filosofici, influenzato anche dall'incontro con lo scrittore e patriota napoletano Luigi Settembrini, che gli trasmise l'amore allo studio e alla libertà della patria. A Napoli aprì poi una scuola privata, della quale fecero parte anche allievi che appartenevano alle famiglie più illustri della città, tra cui appunto i figli del re Borbone. Ebbe una grossa notorietà, una grande stima da parte di tutti e riuscì poi ad ottenere anche una cattedra, alla, come diceva il nostro sindaco, all'Università Ferdinando II di Napoli. E una cattedra che, se non erro, tenne per ben 24 anni. Siamo davvero orgogliosi di poter vantare la nascita nel nostro comune di una persona prestigiosa come Paolo Emilio Turelli, uomo all'avanguardia che puntava appunto allo sviluppo della cultura e del sapere. Infatti, come appunto già ha detto il nostro sindaco, lasciò in dono al comune di Catanzaro i suoi libri affinché si potesse istituire una biblioteca comunale. Destinò appunto la somma del suo patrimonio, così come si dice, per beneficio di giovani studiosi che appunto non avevano l'opportunità di mantenersi allo studio. Da questo gesto si capisce come, anche se vissuto a Napoli, fosse comunque legato alla sua terra d'origine, Zagarisse, che l'aveva visto nascere, e Catanzaro, città che comunque gli aveva dato in segno il suo sapere. Non voglio dilungarmi oltre, perché ovviamente stasera abbiamo il piacere di avere con noi persone che sicuramente sono molto più esperte di me sull'argomento. Voglio ringraziare veramente di cuore per la loro gentilezza e disponibilità nell'essere intervenuti qui questa sera, e voglio ringraziare tantissimo Rita Turelli e la sua famiglia per il dono che ha offerto al nostro comune. Ne siamo veramente grati, grazie. Allora, do la parola a Rita Turelli, presidente dell'associazione Universo Minori. Buonasera a tutti, ringrazio il sindaco, ringrazio le autorità presenti. E guardi, io in modo particolare ringrazio gli ospiti che sono venuti da lontano, che sono venuti appunto per onorare la figura di Paolo Emilio Turelli, e tra cui l'onorevole Angela Napoli, il professor Federico Mesticò e per ultimo ma non ultimo l'imprenditore Pino Cavallaro. Signor sindaco, autorità, ospiti e miei concittadini, prendo la parola in mezzo a voi stasera in duplice veste. La prima è quella di presidente dell'Associazione Universo Minori di Catanzaro, che in una con l'amministrazione comunale di Zagarisse e il sindaco Gallelli ha voluto e organizzato questo evento culturale. L'associazione che ho l'onore di rappresentare ha per sua specificità di curarsi dei problemi di alcune categorie particolari di ragazzi e adolescenti, collaborando con enti pubblici e privati, volti alla stessa finalità, ma proprio per questo porge la sua attenzione a ogni ambito sociale e culturale, nella convinzione che lo sviluppo delle attività letterarie, teatrali, cinematografiche e in genere umane è una condizione necessaria per creare attraverso la socialità condizioni di solidarietà tra le persone e tutta la comunità. Il recupero delle tradizioni e della storia regionale rientra con diritto in tale progetto di socialità, perché allarga le conoscenze culturali e restituisce alle comunità locali il giusto della propria dignità passata e presente e le realistiche speranze per il futuro. Universo Minori si rende perciò disponibile a partecipare o a dar vita a occasioni come convegni, presentazioni di libri, interventi presso scuole e altri centri di educazione e rieducazione, ed è certa che la sua disponibilità sarà accolta nello spirito con cui viene formulata. Ma il fatto di trovarmi in Zagarisse e a celebrare la figura del mio prozio, Paolo Emilio Turelli, mi impone degli obblighi particolari che coinvolgono anche i miei familiari qui presenti che saluto. La storia dei Turelli si lega infatti strettamente a questo antico paese, in cui essi sono presenti da molte generazioni, da quando, come si racconta, giunsero dalla Spagna. La loro presenza in Zagarisse consente anche, come sentiremo, di studiare le vicende di una comunità calabrese attraverso una figura di ecclesiastico ed intellettuale,
tutto verso il suo paese Zaganisse. La famiglia a sua volta conserva memorie e documenti che sarebbe lieta di vedere utilizzare nell'ambito di un più ampio studio scientifico. Questo è un appello che faccio appunto a te, Domenico, a te in qualità appunto di sindaco. Ringrazio dunque anche in nome dei miei congiunti quanti hanno ritenuto di voler valorizzare l'antico Dulelli e con lui anche tutta la comunità di Zaganisse. Grazie a tutti di aver partecipato. Do la parola all'onorevole Angela Napoli, presidente dell'Associazione Risveglio Ideale. Grazie, e innanzitutto un ringraziamento al sindaco e al comune, a tutta l'amministrazione. Grazie. E a tutta l'amministrazione comunale per aver dato questa opportunità di ricordare oggi una figura estremamente importante per l'intera comunità di Zaganisse. Grazie alla Presidente di Universo Minori, Rita Dulelli, la quale è straordinaria, straordinaria nella sua attività. Lei oggi è qui a ricordare questa egregia figura, peraltro, di un suo prozio, ma vi garantisco che nella sua mente ha già pronto qualcosa. Io dico che è un vulcano di idee per essere veramente presente sul sociale e riesce a far trattare sempre degli argomenti e delle figure che sono di notevole importanza. Io, cara dottoressa Rita e caro sindaco, trovo attualissimo in questo particolare momento vissuto dalla comunità calabrese ricordare questo sacerdote Paolo Emilio Dulelli, del quale non si conosce poi tanto a livello biografico, ma sappiamo benissimo che il suo insegnamento, la cattedra che gli era stata data all'Università di Napoli, ha ragione il sindaco a ricordare che nel momento in cui gli è stato affidato questo incarico era un momento di estrema floridità, diciamo, per quell'Ateneo. La cattedra che gli era stata data era una cattedra di notevole importanza, per la quale io credo che oggi si debba ricordare in maniera particolare questa figura, cioè la cattedra di filosofia morale. Adesso arriverò a questo. Dicevo che non si conosce molto e quindi diventa anche difficile capire fino in fondo il carattere di questo sacerdote. Certo, leggendo per esempio le lettere che il sacerdote, che Paolo Emilio, questo filosofo, più che sacerdote mi piace evidenziarlo così, scriveva alla poetessa Milli, leggendo queste lettere si riesce a cogliere che Paolo Emilio Dulelli era un uomo dotato di tanta umanità, di altrettanto grande senso del proprio lavoro, del proprio incarico, e riusciva a seguire
anche in maniera perfetta la contabilità. Io leggendo queste lettere ho colto che non solo teneva la contabilità sua in maniera egregia e rendeva anche abbastanza ufficiale quello che percepiva mensilmente, qual era il suo reddito e tutto quanto, ma riusciva a tenere anche egregiamente la contabilità di una parte dei familiari di questa poetessa, cioè del fratello e della sorella che studiavano a Napoli e poi anche del padre di questa poetessa che ad un certo punto è riuscito ad andare a Napoli. Ne seguiva la contabilità, seguiva anche le vicissitudini, la crescita culturale di questi familiari della poetessa, e con questa poetessa c'era un legame particolare che leggendo queste lettere addirittura va oltre quella che è una comune amicizia, è un'amicizia devo dire fraterna, perché per un sacerdote è impensabile altro tipo di amicizia, ma basta leggere anche le lettere quando Paolo Emilio Tulelli ricorda, cioè scrive alla poetessa parlando anche del marito della stessa poetessa in maniera molto egregia. Sta di fatto che io ho potuto capire da queste lettere, ho potuto cogliere questa grande umanità, questo grande senso dell'amicizia e anche l'individuazione di Paolo Emilio Tulelli di questa figura femminile come punto di riferimento, punto di sfogo anche delle sue amarezze nel lavoro, delle sue amarezze nella malattia e quant'altro. Ma questo è il discorso generale. Io vi ho detto che trovo questa figura estremamente attuale in questo momento della vita calabrese, legandola al suo insegnamento. Credo che più che mai oggi il mondo politico calabrese in particolare dovrebbe prendere i testi di Paolo Emilio Tulelli e leggerli attentamente per riacquistare il significato dell'etica e della morale che dovrebbe caratterizzare chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica. L'insegnamento di Paolo Emilio Tulelli, dicevo, è attualissimo e forse di filosofia morale non se ne insegna più e non se ne parla più, così come non si insegna più l'educazione civica e quindi la vera legalità, la vera etica, il comportamento, capire che cosa è bene e che cosa è male, capire quali sono le leggi che si devono seguire per avere per agire correttamente, per far sì che i contesti nei quali si vive, nei quali si opera,
possano veramente essere fruttuosi, soprattutto per i giovani. Lui, Paolo Emilio Tulelli, ci teneva molto ai giovani, perché così come vi dicevo ha seguito i familiari, i giovani, fratello e sorella della poetessa Tulli, che lui ha lasciato la sua eredità anche finanziaria, anche libraria, proprio per far crescere, per istruire. Però io credo che l'eredità maggiore della quale ciascuno di noi, calabrese e in particolare i cittadini di Zagarise, ma Zagarise è Calabria, la figura di Paolo Emilio Tulelli non la possiamo limitare a questo bellissimo borgo, è una figura che deve essere considerata come un'egregia figura della nostra Calabria, che ha dato onore e i suoi insegnamenti devono continuare a dare onore alla nostra Calabria. Quindi l'eredità che noi tutti dobbiamo cogliere in questo particolare momento nel quale ci è data questa opportunità di ricordare una figura così egregia è proprio quella della sua etica e della sua morale, del suo rigore etico ed umano, e anche, lasciatemi dire, dell'amore che ha dimostrato di avere per questa sua terra natia, una terra che ha abbandonato da giovane, ma della quale non si è mai dimenticato, ha sempre seguito e ha poi dato il suo ricordo essenziale, fornendo proprio questa dotazione libraria, che è una dotazione libraria estremamente ricca, non è di poco conto, sono circa 1000 volumi. E quindi io penso che leggendo, approfondendo, si riuscirà a scoprire molto di più di questa egregia figura. Ecco, non facciamo che ricada anche questa figura di calabrese nel dimenticatoio. E ribadisco, non facciamo che ricada la sua etica e la sua morale nel dimenticatoio in un momento in cui la Calabria ne avrebbe bisogno veramente di tanto, tanto, tanto. Do la parola al professore Ottenico Visticoni. Scusate, sono un po' postimato. Bene, buonasera. E qualcuno dei presenti, non i giovani, ripeto, ce ne sono parecchi, mi fa piacere, si ricorderà che non è la prima volta che veniamo a commemorare Paolo Emilio Tulelli, perché già si tenne un convegno, ormai sono più 15 che 10 anni fa, sotto gli auspici della rivista La Ciminiera, che usciva a Catanzaro e che adesso sta tornando un po' in edicola. Ecco, forse bene. Ci lasciamo con due impegni: continuare a parlare del Tulelli e parlare della chiesa di Zagarise. Poi con gli anni si aggiunse anche Barbaro, su cui sono state scritte parecchie cose, abbiamo tenuto parecchi convegni. Non sono venuto a fare un rimprovero a Zagarise, che mi conosce sa che io rimprovero tutti senza nessuna pietà, quindi stasera tocca a Zagarise, ma non toccherà poi anche agli altri. Cioè, Zagarise ha queste due grandi ricchezze storico-archeologiche, che sono le rovine di Barbaro e la chiesa. Non è poco, sento, perché è vero che la Calabria è sfortunata, eccetera, però due terzi delle cose sono dei calabresi, anche noi non abbiamo le cose,
con una chiesa come questa in qualsiasi borgo dell'Umbria avrebbero fatto miracoli, inventandosi la qualunque, attenzione, state poi a prendere sul serio, avrebbero inventato qualsiasi cosa, però con un certo successo altrove. Quindi, dopo aver lanciato queste provocazioni che ritengo necessarie, perché i nostri paesi sono stati costruiti nell'interno per precise ragioni, che sono prima di tutto perché andava ad esaurirsi la funzione marittima dell'età greco-romana, poi perché le attività fondamentali erano pastorali più che agricole, e poi per l'industria del legno, che qui alle spalle è molto importante. Poi si aggiungevano tantissime altre piccole cose, quindi la posizione dei nostri paesi era importante, ma era anche un po' condizionante, lo è tuttora. Dovete vedere di costruire una strada in qualche modo, perché non si può dire venite a Zagarese con tanta noce, ma vale per, su 409 comuni vale per almeno 350, che sono quasi irraggiungibili, o meglio, chi vuole ci arriva. Io ho messo 50 minuti al soverato, però facendo il rally, ma non è comodo, non è accattivante. Allora, se partendo da questo, noi dobbiamo considerare perché e come questi nostri paesi, nella loro storia, e qui nel nostro caso Zagarese, abbiano prodotto sempre i loro uomini illustri. Non è neanche vero quel quadro che spesso viene presentato da noi, tutti contadini, tutti analfabeti, non è così. Il fatto della presenza di un convento corrisponde a quello che oggi, con molta fantasia giuridica, si chiama una scuola pubblica non statale. È una fantasia giuridica, lo sapete benissimo, però più o meno dà l'idea, una scuola pubblica non statale, cioè chi voleva ci poteva andare. I monaci non avrebbero respinto nessuno, ovviamente si pagava, ma guardate che anche andare a scuola oggi, anche a quella statale, andate a comprare un vocabolario, vedete come passa la voglia, ma lo studio non è mai stato gratis, ma non tanto per le spese di studio quanto per il lucro cessante, cioè un contadino mandava il figlio a scuola era un lavoratore in meno, era un impegno in più, e poi andava a scuola per fare che? Stiamo parlando di un altro tipo di comunità in cui la sapienza veniva trasmessa oralmente, ma quello che dovevano sapere lo sapevano anche troppo. Ma chi voleva andare agli studi cominciava anche a Zagarese, diciamo a livello elementare medio, poi doveva andare a Catanzaro, ma questa è una cosa che c'è stata fino a 20 anni fa per tutti i paesi della Calabria, si andava a San Severino, a Catanzaro, a Soverato, a Salesiano, dalle suore, e quella era tutto. Non è che c'erano tutte queste scuole che bene o male poi sono sorte, non so fino a che punto bene, comunque sono sorte, prima tutto questo non c'era. Allora l'altra tappa era Catanzaro, dove c'erano antichissime scuole, quelle di origine gesuitica, poi laicizzate con la cacciata dei gesuiti, che poi Murat aveva chiamato in francese liceo, e quindi studia lì. Nello stesso tempo però si apre la Cammina Crociata, e questo è il primo problema che io mi pongo come modesto storico sulla figura del Turiano. Perché sceglie la carriera ecclesiastica? Era una delle più ovvie nell'Italia meridionale. Chi voleva intraprendere una strada generalmente andava in seminario, però il Tonelli non va in seminario. In seminario allora si andava da bambini, dall'elementare. E ogni diocesi aveva il suo seminario, prendeva i bambini e li faceva uscire sacerdoti, se uscivano, non è che tutti venivano sottoposti esami continui, ma chi usciva sacerdote praticamente entrava da bambino e usciva già quasi un uomo maturo. E il Tonelli non fa questo però, perché studia in una scuola statale, pubblica, e nello stesso tempo frequenta ancora. Quindi deve aver avuto una delle sue, ma non, quando dico sue perché stiamo parlando del Tonelli, una delle innumerevoli contraddizioni degli intellettuali meridionali sempre. Il prototipo di intellettuale meridionale contraddittorio è Benedetto Croce. Non vi parlerò di Croce stasera, ma chi conosce Croce sa che un mese diceva una cosa e il mese dopo diceva esattamente il contrario. Ed è un classico
dell'intellettuale che pensa poco, che non ha una linea, ne ha 6, 7, 8. Quindi mi faccio laico o mi faccio ecclesiastico? Diventa a questo punto sacerdote. La domanda facile facile è questa: quando uno diventa sacerdote, va dal vescovo e si incardina in diocesi, questo è il termine di diritto canonico. Cioè entra, dice: eccellenza, io ho preso la messa, buongiorno, faccio un anello, datemi una parrocchia, fa una domanda con il curriculum, una cosa normale, come se fosse un impiego. Datemi una parrocchia, fatemi canonico, fatemi qualcosa. Non avviene niente di tutto. Per quanto sappiamo noi, il Tonelli a Napoli, dove visse quasi sempre, non esercita una funzione ecclesiastica. Non è parroco, non è canonico, non è arciprete, non entra in diocesi, non è, non so, negli uffici della diocesi, però è sacerdote. Non è l'unico caso, ce ne sono tantissimi. Vi faccio quello più noto a tutti, è Giuseppe Parini, che era prete, si fece prete per poter studiare, ma non ebbe mai, anzi, per lo suo stomaco all'arcidiocesi di Milano, non ebbe mai un incarico e viveva facendo il precettore. Ma questa era una delle funzioni più ovvie dei sacerdoti, quella dell'insegnamento. Quando non aveva, anche se erano parroci, facevano l'insegnamento, ma se non erano incardinati in diocesi, quella era la loro via. Erano depositari di cultura molto variegata. Tanto lo aveva sicuramente studiato al liceo, quindi il greco, il latino, la filosofia, e allora non c'erano queste distinzioni nettissime a cui siamo abituati noi. Era molto vario, il mio antenato era prete medico, faceva l'una e l'altra cosa. Non erano proprio così burocratici, ecco, come siamo diventati, che uno deve, se non è tutti i crismi dei fogli di carta, un po' così. Quindi l'apertura di una scuola è un'alternativa, diciamo, alla carriera ecclesiastica in senso stretto, ma in un'altra posizione, diciamo, non dico di ambiguità, ma certamente di incertezza. Cioè, come dire, ma io sono un prete o sono un laico? Il prototipo per eccellenza di uno che era contemporaneamente prete e laico era Francesco De Franco, che era canonico, aveva beni ecclesiastici a tutto spiano, ma non avesse mai messo. Nello stesso tempo era innamorato, poi scriveva le poesie, poi si pentiva delle poesie. Cosa significa questo? Che ci sono tipi umani interessantissimi proprio per questo, perché attraversano delle vicende che, come vedete, a Betelgeuse e Angelo Napoli sono ricche di umanità. Ma umanità non è che significa necessariamente bontà, significa umanità, homo sum, tutto ciò che può essere umano. Quindi sentimenti, passioni, ambiguità, contraddizioni e la contraddizione della politica. Il Tonelli è in ottimi rapporti con la corte borbonica. Riceve in dono quel famoso orologio che allora, 15 anni fa, quando è stato, abbiamo anche visto, fotografato, molto bello, di matrice francese, e lo riceve in dono dai re borboni. Dopodiché lo troviamo invece caduto nel regno delle due Sicilie per colpa sua. Il regno delle due Sicilie cade non perché arrivano i cattivi, ma perché i buoni non si sanno difendere, e quindi automaticamente i buoni perdono, non sono tutti buoni. Non diamo a fare fantasie, manovre, sono tutte cose inventate. Quando perdiamo la partita, la colpa è dell'arbitro. Il regno delle due Sicilie cade per implosione. A questo punto la domanda è: tutti gli intellettuali del regno, tutti coloro i quali comunque vivevano nella normale vita del regno, che non erano carbonari, non si nascondevano nei boschi per congiurare, vivevano, anzi nel caso del Tonelli, viveva in ottimi rapporti anche personali con la famiglia reale. Io vorrei essere sicuro che i figli del re siano andati a scuola, non è che i figli dei re bazzicassero tanto le scuole, di tutti i re, non avevano questo gusto particolare della cultura. Ricordate che fino almeno al 6-700 qua da noi i testamenti dei nobili si chiudevano con la famosa frase "non firma perché è nobile", che ufficialmente voleva dire "è tanto nobile che non ha ritratto che non sapeva leggere e scrivere in più delle volte". Ho più fatto illusione, però diciamo che c'erano pure i figli dei re, ma vediamo per buono, comunque li buoni rapporti con i borboni.
non troviamo invece accettare il nuovo regime, cosa che fecero praticamente quasi tutti i borghesi e aristocratici. Se c'è stata una reazione, fu di tutt'altro sentire, fu popolare. E con qualche persona che prese un atteggiamento singolo, ex ufficiali che avevano giurato al re, non volevano, ma come se facciamo un discorso di ceto più che di classe, classe del meridione non ce ne sono. La parola classe sociale nel meridione non deve essere mai pronunziata. La classe sociale è quella in cui io entro perché esercito un'attività lavorativa, altrimenti si chiama ceto. Se io nasco in un ceto, che poi i nostri ceti sono molto mescolati, padre nobile, padre nobile, il contrario, molto, molto difficile da determinare a quale ceto apparteniamo. Comunque in genere il ceto borghese, il ceto aristocratico, passò, secondo le più antiche consuetudini meridionali, al nuovo regime. Visto che facciamo il parallelo Tunelli e De Nobili, sono tutti e due all'origine della biblioteca. Il De Nobili è un celebre patriota. Fatevi una passeggiata alla Basilica dell'Immacolata a Catanzaro, dove c'è una lapide megagalattica enorme che non hanno levato perché se la sono scordata, stando in un angolino, che loda Ferdinando II nella maniera più sperticata ed è firmata tranquillamente dal priore della confratella di tal Benedetto Bomba, Filippo De Nobili, che è lo stesso identico. Lo stesso identico, quindi, e sono un classico del meridione. Chi ha, i giovani l'hanno sentito dire, chi è meno giovane sa cosa è successo nel 92, quando è caduta la prima repubblica, sono passati da qualche altra parte. È una delle nostre caratteristiche, non sto cercando di criticare o meno, sto cercando di capire come siamo fatti in un certo senso. Ottiene la cattedra dal governo unitario. Allora si chiamava per chiara fama, cioè non fece un concorso o una domanda, venivano chiamati. Lo stesso accadde a Carducci praticamente 2 anni dopo, venne chiamato ad insegnare all'università a Bologna per chiara fama. Tentarono di farlo anche col D'Annunzio, ma si rifiutò, non era tipo di stare il Carducci, ma molti vennero nominati professori universitari con questa formula per chiara fama. E qui andiamo all'argomento più importante, il filosofo Tunelli. Per non attediarvi, ma c'è tutto un elenco di scritti, noi vediamo che il Tunelli è soprattutto uno studioso di filosofia, uno storico della filosofia napoletana. E qui si aprirebbe veramente un discorso sindaco importante sullo studio del Tunelli, utilizzando il Tunelli come un'occasione per studiare la storia della cultura napoletana tra il 1840-50 e gli anni immediatamente seguenti l'unità. Perché studia parecchi filosofi che veramente sono caduti nel dimenticatoio più totale, che nessuno ha mai più sentito nominare, ma che evidentemente uno sopravvive nella memoria, ed è il Galuppi. Il Galuppi è considerato uno dei filosofi medi, diciamo così, non proprio di altissimo livello, ma un filosofo interessante della storia. Perché? Perché è quello che lega la cultura meridionale con Kant. Kant era morto da molto tempo, ma non è che all'epoca i libri viaggiassero poi con tanta... Quindi il Galuppi invece riesce a vulgarizzare, a far capire, a divulgare la filosofia di Kant, diventando così all'origine del neo-idealismo che attraverso Spaventa, e il nipote di Spaventa il Croce e poi il rivale di Croce Gentile, salverà la grande filosofia italiana tra fine 800 e prima del 900. Allora il Tunelli è al centro di questo mondo culturale napoletano interessantissimo da un punto di vista della filosofia. Dovremmo leggere questi libri del Tunelli e farne un lavoro, ed è un lavoro ovviamente per dei giovani, è un classico lavoro da tesi di laurea. E quanto sto per dirvi,
dovrebbe convincere qualsiasi ragazzo, qualsiasi bella fanciulla che studia filosofia o legge a intraprendere uno studio sul Turello. Ovviamente però se è una tesi di laurea qualcuno gliela deve assegnare. Trovatemi il candidato di quel cittadino, che è una cosa interessantissima. Il Turello è la pena di morte. Scrive delle pagine molto importanti proponendo l'abolizione della pena di morte. Ora, non credo che sia un'ispirazione cristiana, a mio dire ad indovinare, è più un'ispirazione illuministica, più una storia che viene dal Settecento e che in realtà è più antica del Beccaria, perché già il Filangeri, Gaetano, autore, come sapete, di importantissimi testi anche di diritto, aveva posto il problema della pena di morte. Sulla base logica, cioè la pena di morte viene irrorata spesso agli innocenti, oppure la pena di morte non consente di redimere il reo, oppure la pena di morte può essere fatta sulla spinta dell'opinione pubblica. C'erano cioè, parecchi argomenti, anche abbastanza sensati, che un po' ovunque in Europa si stavano facendo strada, a cominciare dal Regno di Napoli, in cui si compirono importanti esperimenti volti, ecco, parliamo proprio di universo minori che aiuta i ragazzi a riprendersi, esperimenti importantissimi e ben riusciti di redenzione dei criminali, che sono San Leggio presso Caserta e San Ferdinando qui in provincia di Reggio, dove venivano portati i criminali a lavorare e poi man mano che si redimevano, diciamo così, venivano lasciati addirittura in libertà. San Ferdinando uscivano, non si chiama più San Ferdinando, ma è comune. Io lo dico quando era per quella restrizione, ma non adesso lo chiamo solo San Ferdinando, poi ho sbagliato una volta. San Ferdinando era di una tenuta di nunziante e si dà lavoro attraverso il lavoro. Però accade questo: evidentemente Tonelli sognava che l'unità d'Italia portasse anche queste cose. Non successe nulla di tutto questo perché il codice italiano fu niente altro che il codice piemontese, il quale prevedeva la pena di morte come tutti i codici del mondo tranne uno, il codice toscano. Nel 1790 il Granduca Leopoldo I aveva emanato il suo codice, cosiddetto Leopoldino, che era assieme di codice penale e di procedura, che aboliva la pena di morte. Unico caso al mondo. Tant'è che dopo l'unità i toscani pretesero di mantenere il loro codice contro il codice piemontese ed italiano. E lo mantennero fino al codice Zanardelli nel 1890. Quindi la domanda è: le opinioni del Tonelli sulla pena di morte, che lì per lì non ebbero alcun esito, perché non si fece altro che applicare anche nel codice napoletano previsto la pena di morte, anche se veniva erogata prima di farlo, per Ferdinando II piangeva notti intere. I piemontesi non avevano questi scrupoli, emanavano, e vi dico come si faceva: nel codice penale italiano si procedeva per impiccagione, è una cosa piuttosto cruenta, però non spieghiamo queste preoccupazioni. Però la abolisce nel 1890. Quindi la domanda è: le idee del Tonelli si fecero strada fino al 1890? È una domanda importante, cioè proprio da una classica tesi di laurea. Cioè, il Tonelli scrive questi articoli e questi libri, e questo è certo. La domanda è: chi li ha letti? Cioè, li hanno letti solo a Napoli? Li hanno letti nelle università e quindi dalle università poi i giurisperiti dell'epoca ne hanno fatto tesoro per portare? Come vedete, è una figura che potrebbe aprire strade di studi interessanti per se stesso, per il suo pensiero, come studioso di filosofia degli altri, per il suo personale
pensiero filosofico che deve essere stato interessante, ma richiede uno studio, e ci vorrebbe un gruppo di lavoro. Queste cose non sono per una persona sola, a meno che non si dedica a vita, ma guardate me, nessuna intenzione. Ci vuole una sistematicità, no, ci vogliono mesi e mesi di lavoro dedicati solo a quello. Mi dico, gente, no, io posso fare il coordinatore di un gruppo di giovani che si dedichino, ognuno per la sua parte, a scoprire la biografia del Tunelli in quello che è mancante, il rapporto tra Tunelli e la Calabria, pur vivendo sempre a Napoli, il rapporto tra Tunelli e l'università, che cosa ha lasciato, quali sono le tracce del pensiero e dell'azione, e tutto quello che insomma c'è da scoprire ancora. Per concludere, il rapporto con la Calabria. Sicuramente non ha dimenticato la sua terra, nessun calabrese dimentica la sua terra, anche se lo mandate in Alaska, anzi proprio siamo l'unico popolo del mondo in cui emigranti piangono ancora dopo quattro generazioni, parlano dialetto stretto a casa loro, e poi quando tornano qui tentano di parlare del dialetto, ovviamente non lo capisce nessuno, ma sono ancora convinti che qui trovano le mezze porte e quant'altro. Quando meglio trovano le macchine e i microfoni, cioè allora siamo emigrati a fare. Ma è un trauma della nostra emigrazione. Il nostro emigrato non è mai un emigrato, è sempre un esiliato. Gli altri, provate a dire a Bush che i suoi antenati erano inglesi, vedete cosa voi mi manda, perché hanno odiato l'Inghilterra, l'hanno odiata profondamente, perché non vedevano l'ora di andarci. Odiavano la regina, i lordi, i baroni, odiavano i padroni delle fabbriche. I calabri qui campavano alla buona, erano tutti padroni e tutti servi. I baroni fingevano di comandare e i contadini fingevano di obbedire. E alla fine tutti amici. Poi le cose non potevano continuare così, perché questa è un'economia di cui sto parlando, un'economia neolitica, in cui si stava benissimo. Sicuramente il neolitico è stato il migliore periodo di tutta la storia dell'umanità. Allungavano le manine e raccoglievano quello che cadeva dai frutti. Consentito che non si poteva molto andare avanti così, infatti siamo attualmente nelle condizioni che ben sapete, l'ultima regione d'Europa. Complimenti. E la colpa è nostra, perché la colpa è dei marziani, la colpa è nostra, tutti, senza eccezione alcuna. Va bene, allora, per concludere, cosa fa per la Calabria? Intanto l'orologio famoso dei Borbone è un Zagarese. E anche qui lo storico Maligno si domanda, l'ha fatto per omaggiare la famiglia o l'ha fatto perché era meglio fare sparire l'orologio compromettente che gli era stato regalato dal re di prima? Scusate, lo storico ha l'obbligo di farsi queste domande. Fece sparire l'orologio perché non poteva dire l'ho comprato, quello non era l'orologio che si comprava. Non era bello dire me l'ha regalato Ferdinando II perché il nuovo regime poteva non essere, non gli facessero niente, no? Però non l'avrebbero chiamato all'università sicuramente. E il sottosistema in Calabria, se non sei amico di qualcuno, a Napoli era uguale, col nuovo regime. Allora, quindi, manda i libri poi per costituire questa biblioteca. Allora, la biblioteca di Catanzaro è poco fortunata nell'opinione pubblica. Chi la frequenta sa che è una delle più importanti sicuramente d'Italia. Ha migliaia e migliaia di volumi che non solo sono imponenti per numero, quanto per qualità. Voi qualunque cosa cercate, qualunque studente deve fare una tesi, qualsiasi ricercatore, andate lì, fate la fila, vi danno tutti i libri di questo mondo, è enorme. Quindi noi le cose ogni tanto le abbiamo. C'è sicuramente 100 volte di più nella biblioteca dei nobili, che abbiamo la Tunelli dei nobili di Catanzaro, che non nella facoltà di lettere all'unica dove non c'è quasi niente di fondamentale, e noi valorizziamo allora le cose che abbiamo. Questa biblioteca, che ha avuto origine dalla donazione del Tunelli, cui seguì il Denoppo, poi ha avuto tutte le altre possibili origini, che è stata ben accompagnata dal comune di Catanzaro nel corso dei decenni.
perché ci sono voluti soldi per comprare tutta quella roba, in qualche modo esiste un patrimonio importantissimo che è la biblioteca di Catanzaro. Quindi dobbiamo a Antonelli anche quel di averci donato questo. Come vedete, allora, come tutti i meridionali, è un uomo contraddittorio. Non saremmo noi se non fossimo così. Come tutti i meridionali, era sicuramente un uomo di grande intelligenza e non so fino a che punto di sistematicità. La nostra è un'intelligenza caotica, creativa, creativa senza dubbio, ma caotica. Non siamo organizzati, né organizzato in un sistema, perché come vi ho detto lavorava da solo in pratica, non era neanche organizzato nel sistema chiesa, che era l'unico che funzionava davvero come organizzazione, ma lo era per conto suo. Quindi una personalità interessante anche da questo punto di vista, proprio come uomo, come persona interessante per il suo prodotto culturale che dobbiamo approfondire, ma interessante anche perché, pur vivendo a Napoli, in questa città che per troppo tempo fagocitò l'intero meridione, è stato un grosso errore, e tutto bisogna andare a Napoli, ma a Napoli comunque vivendo, non si dimenticò mai della Calabria, ma non si dimenticò neanche di Zagarese, e non dobbiamo dimenticarcene neanche noi, perché a parte la difficoltà di arrivarci, eccetera, ci sono questi gioielli con cui chiudo, che sono la chiesa gemella di quella di Cropoli. Ma Cropoli, bene o male, l'hanno per padre Remigio, anche per altri, no? Per Cropoli poteva anche crollare. Per merito di padre Remigio è conosciuta la collegiata di Cropoli, quella di Zagarese non è conosciuta. E quindi siamo noi che dobbiamo fare le cose, non noi. E poi queste rovine di Padova, irraggiungibili in questo momento perché ci sono le zecche. Ma le rovine di Barbaro sono state distrutte da Orlando, e questo ci porta, ma avrei bisogno di 2 ore, a raccontare tutte le leggende carolingie che ci sono in Calabria. E una cosa tira l'altra. Per il momento io, in omaggio a Paolo Emilio Tuelli e ringraziandovi di avermi invitato, vi ringrazio anche dell'ascolto. Do la parola all'imprenditore Pino Cavallaro. Grazie, io ringrazio ovviamente la dottoressa Torelli per l'invito e nello stesso tempo posso che ringraziare come anche ex amministratore dell'amministrazione comunale di Zagarese e quella del suo sindaco e dell'assessore, perché sinceramente, al di là del fatto che Torelli è un vostro conterraneo, oggi difficilmente le amministrazioni comunali di qualunque entità, sia di carattere geografico che anche come numero di abitanti, si interessa alla cultura sia per quanto riguarda i suoi concittadini, sia per quanto riguarda la cultura in generale, perché ritengono che le amministrazioni non siano produttive sul piano politico, ma creano solo esclusivamente delle discussioni. Invece è molto importante, questo vi fa onore, perché credo che sia importantissimo ricordare questi personaggi, che ovviamente la Calabria ne è ricca in tutti i suoi comuni, perché girando, io sono un appassionato, non sono un esperto come il professor Istico, oltre ad essere anche amico della dottoressa Turelli, per la quale sono venuto, se no sinceramente non avevo avuto né il piacere di conoscere questo paese e né di osservare la vostra posizione geografica, che è veramente infantevole. Qui uno potrebbe venire in vacanza, sembrerebbe organizzare un ostello o qualcosa del genere per stare un po' di giorni in tranquillità. Probabilmente onorevole Labbro, qualche volta ci organizzeremo se il sindaco ci abbia ospitato e ci vorremmo con piacere. Ma al di là di questo, è chiaro che è importante la vostra manifestazione, ma è anche importante ricordare il personaggio che, come diceva l'onorevole Napoli, ha parlato della, si è concentrato sulla filosofia morale. Oggi più che mai c'è veramente bisogno di questa filosofia morale, anche perché tra l'altro viviamo in un'epoca in cui c'è e vince e ci passa anche per buona la doppia morale,
che è la cosa ancora peggiore che la cattiva morale, perché la cattiva morale si può verificare, perché l'essere umano può sbagliare, ma quando sbagli e chi sbaglia pensa che se sbaglio io e faccio lo stesso errore che fai tu, il mio è sbagliato, il tuo è giusto, è la cosa peggiore che questo si possa verificare. Come allo stesso tempo l'intervento del professore Ristico, che al di là della filosofia e della storia delle cose, mi è sembrato molto antropologico. E mi sono ricordato, professore, che al di là di questo, i passaggi che è una caratteristica non solo dei meridionali, ma degli italiani in genere. Non è fu solo per i Trulelli nel momento in cui passò dal regno borbonico all'unità d'Italia, ma l'abbiamo vista anche nel 28 settembre del 43, l'abbiamo vista nel 92, lo vedremo domani alla caduta. Lo domani. Alla caduta. Facciamo le salve domani. Di tante altre gente. Perciò è la caratteristica italiana, perciò di conseguenza bisogna concentrarsi su queste cose ed essere veramente molto aperti e nello stesso tempo far sì che queste cose continuino a essere presenti nella mente di tutti e che tutti ovviamente possano quantomeno conoscere ciò che di buono la nostra terra ha dato ogni singolo comune della nostra Calabria. Grazie. Ringrazio tutti i partecipanti, gli stimoli, comunque gli spunti di riflessione che sono usciti fuori da questo tavolo rotondo, da questo dibattito, sicuramente sono molto, molto interessanti. Don Antonio a questo punto mi sa che non ci raggiunge perché è impegnato con la novena di San Pancrazio, quindi il paese è in festa, il giorno 9 è la festa del Santo Patrono e comunque tutta questa settimana è una settimana di festa. Colgo lo spunto che ci dà il professor Aristico quando dice di valorizzare tutto quello che noi abbiamo. Sicuramente la Chiesa è un patrimonio che noi dobbiamo cercare di valorizzare, questa amministrazione da un anno dall'insediamento sta cercando di impostare un ragionamento, come dicevo prima, a fare sintesi tra tutto quello che comunque abbiamo nel nostro territorio. Partiamo da quello che abbiamo, cerchiamo di fare in modo che ci sia un unico soggetto gestore capace di fare in modo che si possa usufruire di questo patrimonio. Fino a poco tempo fa non era possibile, venendo qui siete alle Zaccherie. Voi siete ragazzi, sì. Appartenete a me. Allora, il progetto Contea di Barbaro l'abbiamo fatto oltre 10 anni fa, a Cena, ovviamente. Siccome era dopo il 20° Michele, l'unico che se lo ricordo sono io. La devo dire proprio così, eh? Non mi ho l'idea come il Michele. Ho premesso, però c'è il progetto Contea di Barbaro con tutti i sindaci del territorio. La prossima volta. Infatti questo è una cosa importante quando si va a cena a bere acqua, quando si deve parlare di no, perché io non lo so. Parlare di cose importanti. Sicuramente, quindi cercare di mettere a sistema, fino a poco tempo fa, fino a chi veniva nel nostro paese, parlo delle cose semplici, era difficile che ci fossero le chiavi per aprire la torre piuttosto che la pinacoteca del Museo d'Arte Sacra, cercando di individuare un unico soggetto gestore che riuscisse a fare il tutto, quindi il turista che viene a visitare il nostro paese oggi ha comunque dove rivolgersi e sa che quel soggetto è in grado di fargli visitare la Torre Normanna, il museo dell'olio della civiltà contadina, la pinacoteca del Museo d'Arte Sacra, le meravigliose due chiese che sono affreschi importanti e noi stiamo cercando pure di valorizzare quello che è il Museo d'Arte Sacra. Abbiamo un quadro del San Domenico, quindi abbiamo fatto la settimana scorsa una interessante iniziativa su Colelli che ha 22 opere nel nostro paese e che fino ad ora non era stato comunque ricordato. Questo evento comunque importante, si tratta di un artista che abbiamo offerto dalla mezza di trovare la Brasile, quindi a Zaccherie, poi è morto a Zaccherie e conserviamo 22 opere importanti del collegio. Quindi se si vede nei nostri territori, Zaccherie come altri paesi limitrofi, ha del materiale culturale da mettere a sistema
E dice bene il professore, e dicono bene tutti i nostri ospiti, che la Calabria non ha nulla da invidiare dalle altre regioni d'Italia, sia per bellezze architettoniche, sia per bellezze paesaggistiche, che per la cultura dell'entroterra. Quindi gli stimoli che sono venuti fuori ci rivedremo fra qualche anno. Quindi cercheremo per quanto è possibile, con le ristrettezze economiche che purtroppo interessano i comuni, cercheremo di farle votare. Ancora una buona serata e vi invito ad prendere un aperitivo al Bar Marina. Allora, la dottoressa Turelli farà tono del quadro di Paolo Emilio Turelli, ma comune di Zagarese.